Grazie Presidente. Praticamente con il DPCM del 10 aprile abbiamo previsto come prime, è stata prevista come prima riapertura tra le attività produttive non essenziali per legge, quella delle librerie. Questo è stato una riapertura simbolica che ha avuto un valore fortemente culturale, un riconoscimento importante di cui la Commissione stessa si è fatta promotrice da inizio emergenza, perché il libro è finalmente stato considerato dal governo un bene di prima necessità. Il segnale è chiaro, cioè l'Italia è voluta ripartire dalla cultura, insomma, questo noi l'abbiamo reputato un segnale fondamentale importante. In particolare che riguarda il comparto delle librerie, perché nell'articolato panorama dell'offerta culturale romana, l'attività di promozione e produzione dell'editoria libraria assume veramente un ruolo strategico in quanto uno strumento efficace per la circolazione della conoscenza e l'approfondimento di tematiche importanti riguardanti, insomma, la nostra società contemporanea e la nostra identità culturale. Dato che il libro, pur in una situazione che vede sempre maggiore lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, però continua ad avere un ruolo fondamentale nella trasmissione di quelli che sono i contenuti culturali. Per cui abbiamo trovato importante ribadire che le librerie non sono unicamente espressione di attività d'impresa, ma che soprattutto un primo strumento di diffusione della cultura e conseguentemente di uno sviluppo sociale qualificato. Per questo, insomma, la Commissione che durante questo periodo di crisi ha voluto incontrare tutte le diverse rappresentanze, insomma, dei comparti culturali e anche istituzionali, il 22 aprile ha audito le rappresentanze delle librerie di Roma Capitale, proprio per raccogliere le istanze e valorizzarne le proposte, considerando che comunque anche questo settore è un settore già in crisi, in maniera pregressa rispetto a quella che è la crisi che abbiamo vissuto, sanitaria del Covid-19. Per cui per noi è chiaro che la libreria non è solo un punto vendita, ma anche e soprattutto un presidio culturale, un luogo di incontro e di socializzazione. Per questo quello per cui abbiamo lavorato, insomma, è affinché si portasse avanti una campagna comunicativa che incentivasse l'acquisto di prodotti commerciali di vicinanza, in particolare dei libri, evidenziando quello che è il ruolo centrale del libraio di fiducia e la possibilità poi comunque di dare supporto alle librerie, costituendo un albo, come da loro richiesta, suddiviso per municipi, in cui si evidenzia l'eventuale possibilità di effettuare consegne a domicilio, un servizio che è stato assolutamente essenziale in questo periodo di blocco generale, ma che non deve essere perso, perché va a guardare a un servizio che risponde alle esigenze della comunità. L'esenzione del pagamento del suolo pubblico, insomma, per fiere promozionali e manifestazioni straordinarie di libri anche nei parchi pubblici di Roma Capitale, ed è un provvedimento, insomma, anche questa mozione ormai è stata protocollata circa 2 mesi fa e già si è andato molto avanti con, insomma, la delibera di Giunta Capitolina, in cui si prevede, insomma, che oltre alle attività commerciali anche le attività culturali possano essere esenti. In più è stato costituito nel frattempo un tavolo tecnico fra l'assessorato alla cultura, il Dipartimento Ambiente e l'assessorato all'ambiente, proprio per fare in modo di ragionare su un massimo utilizzo degli spazi pubblici all'aperto anche nei parchi. Insomma, già sono state presentate anche in commissione delle progettualità che vanno proprio a creare delle vere e proprie arene di libri per l'estate. La realizzazione, insomma, di fiere promozionali, in particolare della libreria indipendente, e tra gli impegni abbiamo
abbiamo pensato insomma di dare sostegno e sviluppo e di sbloccare nel più breve tempo possibile la liberatoria del Comune di Roma al progetto www.librerie di Roma, che nel frattempo si era bloccato al Dipartimento Commercio, permettendo così di ricevere queste fideiussioni bancarie e di mettere a bando insomma i locali commerciali di Si avvia a proprietà concludere, del Comune di consigliera. Roma. Sì. Per l'utilizzo, insomma, per finalità d'utilizzo a librerie. E solo un piccolo accenno, insomma, all'attività strategica che hanno portato avanti le librerie le biblioteche di Roma Capitale, che hanno voluto, insomma, ripubblicizzare e dare supporto alla realtà delle librerie in tutto questo periodo di crisi. E questo è stato un passaggio importante di supporto anche politico e amministrativo, insomma, da parte nostra. Per questo, insomma, conseguentemente a quell'incontro, a quella commissione, abbiamo deciso di riproporre questi punti in indirizzo. Grazie, Presidente.